Napolitano stia coi suoi nipotini e la capogruppo 5 Stelle alla Camera a fare l'invito. Lasciamola andare, ha 87 anni, si goda la vecchiaia. Roberta Lombardi non pare valutare l'offesa al Presidente della Repubblica delle sue parole e non sembra neppure considerare la cautela con cui da un po' Grillo si rivolge al Capo dello Stato, gli elogi che gli ha fatto per la difesa dell'Italia, il rispetto dovuto, tanto che anche l'altro capogruppo, Crimi, aveva dovuto correggere quel commento Beppe l'ha tenuto abbastanza sveglio, fatto dopo l'incontro al Quirinale. Uscita poco opportuna, proprio nel giorno in cui il movimento lancia la consultazione online per la scelta del candidato 5 Stelle al Colle. Tutti i militanti, quelli che si sono iscritti prima del 31 dicembre, possono proporre un nome entro le 21 di oggi. I primi 10 saranno votati sempre via internet lunedì prossimo e i parlamentari voteranno il vincitore nella seduta comune delle Camere. Oggi si spazia da Milena Gabbanelli a Gino Strada, da Zagrebelsky a Rodotà. Qualcuno suggerisce Romano Prodi. La Lombardia ammette, ci sorprende, ma il web è sovrano. Parla fuori dalla sala del Mappamondo, dove si riunisce la commissione speciale, l'unica operativa al momento. I cittadini deputati stamattina sono tutti lì. Gesto simbolico, perché l'obiettivo in realtà era quello di presentarsi nelle aule delle commissioni permanenti, preoccuparle, in protesta contro la mancata Costituzione. Ma hanno trovato porte chiuse e per i 5 Stelle questo è un abuso. Io inizio a pensare che sia un ricatto dei partiti, francamente, perché è come se dicessero: se voi non fate il governo, noi blocchiamo tutto il Paese e anche il Parlamento, perché ribadisco, nulla osta, né a livello costituzionale né a livello di regolamenti di Camera e Senato, a che il Parlamento inizi a legiferare.